Bentornati Burdel nel mio canale, io sono come sempre Near the Engineer e oggi siamo qua con una nuova puntata della nostra tanto amata rubrica Cosa ne penso di? Il titolo che andremo ad analizzare e scoprire insieme oggi è Dead or Alive 5 Last Round, un videogioco picchiaduro a incontri sviluppato e pubblicato dalla Koei Tecmo Games, terzo ed ultimo remake del titolo Dead or Alive 5. Si tratta del primo videogioco della serie in sviluppo per PlayStation 4 e Xbox One, mentre per PlayStation 3 e Xbox 360 sarà distribuito solo digitalmente. La data di uscita per il mercato giapponese è fissata per il 19 febbraio 2015, mentre per quello occidentale il 17 e il 20 febbraio. Sarà inoltre pubblicato per Microsoft Windows esclusivamente tramite Steam. Ebbene sì, ragazzi, è già uscito e ci ha già fatto impazzire. Trama. Tete! Comparto tecnico. Basta qualche combo con Dead or Alive 5 Last Round e ci si sente subito a casa. La resa degli impatti è ottima, le combinazioni appaiono devastanti e le due opzioni disponibili, casual o professional, garantiscono l'accessibilità necessaria perché il gioco possa essere fruito tranquillamente da utenti esperti di picchiaduro o di novizi. La versione su PlayStation 4 vanta dunque una grafica migliorata rispetto a quanto visto su PlayStation 3 e Xbox 360, con una risoluzione a 1080p e un frame rate ancorato saldamente ai 60 fotogrammi al secondo, basilari per il timing. Non sono emerse differenze particolari nel design degli scenari, che come saprete vantano zone interattive che possono essere distrutte perché i lottatori finiscono in una parte nascosta dell'ambientazione. A proposito di scenari, in Last Round ce ne sono due quasi inediti, Danger Zone e Crimson, tratti rispettivamente dal primo e dal secondo episodio della serie, mentre per quanto riguarda i costumi ci sarà un'abbondanza di alternative. Insomma, se il vostro sogno è sempre stato quello di combattere controllando Akira di Virtua Fighter con indosso un vestito da Babbo Natale in Dead or Alive Last Round, potete farlo. Sì, Babbo Natale. Infine, come ultimo aspetto introdotto da Last Round, vi è da segnalare la generale miglioria tecnica portata al reparto grafico del gioco. Nelle versioni next gen è stato introdotto un sistema chiamato Soft Engine, che rende la pelle dei personaggi più realistica e meno plasticosa rispetto alle versioni precedenti, con risultati apprezzabili già al primo sguardo. Infine, va segnalato l'ennesimo accento posto dagli sviluppatori sull'aspetto più controverso e noto del franchise: i prosperosi seni delle protagoniste. In Last Round è stata introdotta la possibilità di modificare la fisica delle tette, che va dall'impostazione base senza movimenti fino a quella più avanzata in cui il seno delle protagoniste si muove in maniera sinuosa a tratti ipnotica. Su PlayStation 4 inoltre è possibile muovere il seno delle combattenti attraverso il six axis del controller, con risultati che fanno sorridere e scuotere il DualShock 4 in maniera quasi ossessiva. Sì, sono una brutta persona. Considerazioni finali. In conclusione, il gioco è solido e divertente, più bello da vedere seppur senza migliorie eclatanti. La sua pubblicazione si pone in pratica come un atto dovuto rispetto alle piattaforme next gen, un primo passo verso un futuro che vedrà il franchise di Tecmo Koei svolgere ancora un ruolo centrale nel filone di picchiaduro a incontri. La domanda che più spesso mi fate è: Nier, comprare questo gioco, me lo consigli? Io questo gioco l'ho scaricato dal PSN gratuitamente e ci ho già giocato diverse ore per potervi dare questa mia impressione. Se avete una PS4 scaricatelo e provatelo, sono sicuro che non vi stancherete troppo facilmente. Non è forse vero, piccoli pervertiti? Detto questo, ragazzi, vi ringrazio, spero di avervi potuto chiarire qualche dubbio e avervi incuriosito. Lasciate, come sempre, un like, un commento per supportare. Da Near the Engineer è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!